Per definizione, le Globetrotter sono moto in grado di macinare chilometri su chilometri senza faticarvi molto, ma allo stesso tempo in grado di farvi divertire molto tra le curve. Per assaggiarne il loro potenziale e metterle alla prova, abbiamo deciso di fare una sfida a tre. Abbiamo messo in campo una moto a due cilindri, una a tre cilindri e una a quattro cilindri. Per le bicilindriche abbiamo scelto quella che potremmo definire uno dei pilastri di questo segmento, la BMW R1250 GS. Per le quattro cilindri, la vincitrice della nostra ultima comparativa, la Ducati Multistrada V4 S. E per le tre cilindri, la novità del 2022, la Triumph Tiger nella versione GT Explorer. Ora, prima di salire in sella per raccontarvi come vanno, facciamo un piccolo ripassino su ognuna. Anche se non ha bisogno di presentazioni, vi diciamo quattro caratteristiche anche della BMW. Motore bicilindrico boxer a fasatura variabile di 1254 cm3, in grado di erogare una potenza massima di 136 cavalli a 7750 giri minuto, con un picco di coppia di 143 Nm a 6250 giri minuto. Come da tradizione, le sospensioni sono abbinate all'accoppiata telelever-paralever con un telaio tubolare. La sella è regolabile su due livelli a 850 e 870 mm dal suolo, 20 i litri di capacità del serbatoio e 249 kg in ordine di marcia al peso. La Multistrada V4 si presenta invece con il suo muscoloso motore Gran Turismo V4, che come suggerisce il nome è un 4 cilindri a V con angolo di 90 gradi di 1158 cm3. Con i suoi 170 cavalli a 10500 giri minuto è la più potente del gruppo. La coppia massima invece è di 125 Nm a 8750 giri minuto. Il telaio ha la struttura principale e le piastre laterali in alluminio e sfrutta il motore come elemento portante. Questa che abbiamo in prova è la versione S, per cui ha la forcella a steli rovesciati da 50 mm e il monoammortizzatore completamente regolabili e gestiti elettronicamente dal sistema Ducati Skyhook. Anche in questo caso la sella è regolabile su due livelli, 840 o 860 mm dal suolo, 22 i litri capacità del serbatoio e 243 sono i chili di peso in ordine di marcia. Chiudiamo la presentazione delle moto protagoniste della nostra prova con la Triumph Tiger 1200 GT Explorer. È spinta da un motore a tre cilindri di 1160 cm3, in grado di erogare una potenza massima di 150 cavalli a 9000 giri minuto e con un picco di coppia di 130 Nm a 7000 giri minuto. Il telaio tubolare in acciaio è abbinato a sospensioni semiattive. Forcella a steli rovesciati da 49 mm e monoammortizzatore sono Showa, ed entrambi sono completamente regolabili. Come sulle avversarie troviamo la sella regolabile in due livelli a 850-870 mm dal suolo, 255 sono i chili di peso in ordine di marcia e serbatoio da record, da 30 litri. C'è sempre questo problema che abbiamo stili di guida diversi, io sono turista tranquillo, fluido, lascio andare la moto, voi andate forte, frenate forte, ci dobbiamo mettere d'accordo qua con le sensazioni. Sono qua apposta, Mario. Però almeno nel pezzo in autostrada, bene o male, mi sembra che le impressioni erano tutte d'accordo, no? Credo di sì, sì, in autostrada sì. Cioè penso che come comfort tutti sia piaciuta di più la Multistrada, che ha un ottimo riparo aerodinamico. No, chiamiamolo bolla d'aria. Bolla d'aria. Sì, è impressionante come le alte velocità con la mentoniera alzata Non avverti nulla, non ci sono turbolenze. No, ai 380 all'ora stai bene. No, la velocità era autostradale e comunque è quella con cui tu viaggi con meno turbolenza, quello di sicuro. Secondo me la Multi è la che possiamo chiamare bolla d'aria come dicevamo prima, anche perché grazie ai deflettori laterali anche le braccia sono completamente coperte dall'aria, cosa che invece sul Tiger, che ha il cupolino più stretto, e sulla GS non è così, non si viaggia così riparati. Pensa che quei deflettori li ha fatti apposta per il passeggero. Quindi immagina quello che sta davanti, come sta bene.
Io ho notato poi che il Tiger c'è un cupolino alto, ma anche una sella che la posizione in sella è un po' diversa, quindi sei un po' più appollaiato e quindi non risulta così alto quando sei in viaggio, mentre il BMW è nettamente più basso e ci sono più turbolenze, quindi il comfort a livello di aerodinamica, a parità di velocità. Appollaiato vuol dire che la sella è più alta e le pedali sono più lontane. E questo per me sulla Tiger va bene, perché io con la BMW mi sento un po' troppo rannicchiato. Però al contrario, secondo me Triumph ha qualche vibrazione di troppo che in autostrada dà fastidio, soprattutto manopole, su pedane. Esatto, sì. E manubrio. Questo ad alta, solo ad alta frequenza, sì. Ducati invece a me in autostrada è infastidito il calore, che comunque fra le gambe si sente. Però sì, il calore sì, però io l'ho usata giù Basilicata quest'estate, non è così terribile come certe moto di qualche anno fa. Però rispetto alle altre due, sì, che abbiamo qua in prova, è, sì, quella che scalda, sì, di più. È una brava ragazza, ma scalda più delle altre. Sì, sì, scalda anche il cuore, nel senso che ti dà poi gusto anche dopo. Invece una cosa che ho notato è che con Triumph a una certa velocità c'è un ondeggiamento, no? Nel senso che quando sei in sorpasso e quindi dai gas sul veloce, è meno stabile rispetto alla Multi e al GS. Sì, è vero. E questa cosa l'ho ritrovata anche poi nel pezzo misto. Finita l'autostrada, poi nascono nuove sensazioni, no? Esatto, è lì dove faccio fatica a metterci d'accordo. Però la sensazione è che la Tiger sia un po' meno efficace delle altre. Allora, io non ti voglio influenzare. Vai e mi dici un po' il tuo feeling. E se scendo dalla BMW, che mi sembra quella che fa... No, aspetta, perché con la Ducati riesco più a stringere le curve come se fosse quasi monocilindrico. Una cosa fantastica di una moto così potente. La BMW mi sembra che vada da sola, cioè sto lì, lei fa le traiettorie, vabbè, mi fido, vai tu, mi diverto. Con la Triumph, quando scendo da loro due, la Triumph mi sembra più laboriosa, faccio le curve meno, come dire, istintive, faccio più fatica a fare le curve. Mi diverto sempre un sacco, però ecco, ditemi voi da... Allora, io ti posso dire che la Ducati non è monocilindrica. Che ha quattro cilindri, sì, giusto che così. Però sembra monocilindrico, quando fai tornanti mi però, sembra un molo. Devo dire che salendo sul Penice ci sono questi pezzi misti, però sono molto tecnici, veloci, con qualche tornante che gira stretto stretto, quindi ti attacchi anche, c'è i anche freni. Dello sconnesso, per cui magari devi cambiare la traiettoria rispetto a quella ideale. Io credo che la più turistica sia la Triumph, la turistica qui quando forzi un po' è forse quella che ti dà quel meno feeling, cioè quando entri con i freni ho notato che nei tornanti stretti tende un po' a rialzare e ad allargare la traiettoria. Sì, anch'io non mentre molto. Con ma la secondo Multi... me, scusa Luca, ti interrompo un attimo, perché parlando dei tornanti, la Triumph anche in frenata, secondo me, affonda molto la forcella quando ti attacchi i freni. C'è molto trasferimento rispetto, esatto, alle altre, che quando è sconnesso può essere anche un vantaggio, quando forzi un po' il ritmo, trasferisce troppo davanti rispetto al dietro, che invece è un po' più frenato. E quindi quella sensazione di entrare in curva, che entri con i freni dolce, è come se venisse meno fluido il movimento rispetto a, sì, a multistrada. Sono d'accordissimo, fluido e meno fluido. E GS è quella magari più reattiva rispetto, secondo me, a multistrada, però nel veloce, come erogazione motore, come piacere di guida, come precisione, con Ducati secondo me c'è un feeling sportivo che emerge nel pezzo misto, ti dà un gusto diverso. Secondo me sì, sono d'accordo, però secondo me a parità di divertimento e di guida tra BMW e Ducati, forse con BMW viene più facile fare ciò che con Ducati ti richiede un po' più impegno, mentre con BMW appunto fai tornanti in facilità, come diceva Mario prima, gira da solo, che lei. Ducati deve stare un attimo più sotto controllo, anche per via comunque dei 170 cavalli che in uscita si fanno sentire. Allora, io l'ho provata nelle varie mappe anche e devo dire che i 170 cavalli ci sono in alto quando uno spinge. Quando esci da un tornante, secondo me c'ha una bellissima coppia, ma fluida, non mi mette in difficoltà la potenza, anzi, c'ha più BMW, c'ha un tiro che appena apri il gas ti dà... Quello me dà fastidio. Ti ne dà quasi troppo a volte. Sì, perché... Quindi io credo che da quando esci dal tornante stretto, la fluidità del motore Ducati per me ad oggi è imbattibile. Quello che mi piace di BMW è che a volte nelle S con il gas riesci a dosare molto bene, col bicilindrico hai a volte qualche vantaggio, ma nell'insieme il cuore vero sportivo delle tre per me ce l'ha Ducati. C'è una cosa che non mi è piaciuta di Triumph rispetto a Ducati, che nei tornanti stretti, quando a volte non sai quando dare il gas, nel senso che a volte lo anticipi troppo,
c'è un on-off del Cardano, sì, 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 che su BMW non lo senti. Infatti. E su Triumph dici questa moto ha il Cardano, quindi in questo secondo me è uno zig sotto rispetto a BMW come proprio on-off e fluidità. Sì, se guidi la Tiger, poi scendi, prendi la BMW, ti fermi, guardi se l'ha messo la catena, perché sì, la differenza è sì. Poi secondo me l'altro problema, ma non è un problema, ma è una impostazione diversa, sono le pedane di Triumph, che comunque essendo molto basse in curva capita spesso che toccano terra, mentre sulle altre due almeno io non ho avuto problemi di questo tipo. Allora, io non tocco mai con le pedane, però capisco, perché la trovo proprio più comoda di pedane, quindi immagino che sia più vicino a terra. Quando sono sceso ho detto che la sella era più alta, tu mi hai detto che l'altezza sella è uguale, allora la sensazione è che sia più alta, forse anche per l'arco del cavallo che è maggiore, quindi sì, la sensazione è che tu sia un po' più in alto rispetto a BMW o a Ducati. Non stiamo arrivando a dove veramente la pensiamo diversamente. Allora, il pum pum ai bassi che fa la Triumph, che a me esalta, e tu dici, ma come batte in testa? Cos'è questo motore strano? Allora, questo concetto di trasformare un 3 in 2 per dare il gusto del 4, cioè un 3 in 2 per dare il gusto del bicilindrico, non mi è entrato nelle vene come a te. Nel a senso me esalta, la comprerei solo per andarci in sesta a 2000 giri. Io ho notato che chiaramente il BMW in questo è proprio un bicilindrico vero, quindi per chi ama il bicilindrico si compra un bicilindrico. Per chi ama un 3, secondo me è giusto comprarsi un 3, e chi ama un 4AV che ti dà comunque una spinta sotto, perché se tu apri a 2005 con Ducati, la pistonata la senti. Infatti la Ducati non sembra che neanche qui una 4 cilindri. Esatto, allora quella cosa lì però mi sembra più vera rispetto al 2 di Triumph, che mi sembra un po' troppo sgonfio. Cioè è vero che funziona, però mi sembra di avere un 700. Allora, in basso a me piace perché sembra un bicilindrico proprio che pistona. Quando apro mi piace la sua trasformazione in 3 cilindri, però a questo punto rimpiango i vecchi Triumph con gli scoppi regolari che sembravano un urlo da superbike. Hanno un urlo diverso, cioè questo è un po' più polmone, molto pieno quando tu dai gas, però nel misto ti dà gusto. Infatti quando giochi con il gas qui senti proprio il motore che urla, che spinge. Non è come prima, però in alto a me piace, in basso lo trovo un filo sgonfio. Cioè a me prima veniva da fare tutto in prima per avere il motore a 40.000 giri, adesso mi finivo da fare tutto in sesta per averlo a 1.000 giri, capito? E che vai sempre uguale, come la prima o la sesta. L'importante è fare le cose forti, Mario. Non ci riesco. Poi bisogna fermarle. E anche qua io, per come guido io, mi sembrano tutte potentissime, modulabili e fluide, invece voi non la pensate così. Noi siamo andati un po' più avanti di te, esatto, e abbiamo provato anche a sentire il motore quanto urla e anche la moto quanto si ferma, perché sennò non saremo qua ancora a parlarti, Mario. E devo dire che c'è tanta differenza tra gli impianti. Allora, sicuramente quello Ducati è quello che mi è sembrato più equilibrato e più potente, nel senso che ha un tanto mordente fin dal primo azionamento della leva e è tanto modulabile. Non mi sono trovato poi così bene con quello di BMW, nel senso che ha sì tanto mordente, ma la frenata sembra allungarsi di più rispetto all'impianto della Multi. Io ho trovato Ducati di un livello superiore a livello di potenza. Io ho provato anche a 100 all'ora a fare una frenata d'emergenza e lo spazio d'arresto mi è sembrato più contenuto rispetto a BMW e a Triumph, ma anche nella guida sportiva, quando tu prendi in mano, hai una sensibilità diversa. BMW è un po' più secco, funziona molto bene perché con un dito comunque riesci ad andare alla massima potenza, però da tutto a zero diciamo che manca un po' di feeling a volte, e Triumph mi è sembrato invece un freno che comunque funziona, sì, funziona bene. Il problema è che ha una ciclistica un po' troppo morbida per un freno che comunque è abbastanza aggressivo, quindi quando tu entri forte in un tornante con Triumph la ciclistica fa fatica a seguire la potenza del freno. Mi fido. Fidati. E invece ho trovato tanta differenza sui posteriori, perché BMW ha un ABS molto invasivo e entrando anche veloce in una curva da stringerla, che a volte si sbagliano le traiettorie anche dopo tanti anni, quando sono andato a intervenire sul freno è entrato l'ABS che ero piegato e mi ha portato largo, invece la moto avrebbe dovuto stringere. In realtà quelle, venendo qui dal lato del sud del pendice, nord, lato nord del pendice, ci sono anche molte correzioni di traiettoria perché il fondo è terribile. Sì. C'erano rami, aghi di pino, buche, quindi
queste moto rispetto alle sportive di qualche anno fa permettono di correggere la traiettoria, però a quel punto devi fare la frenata che dici tu. Però è entrato l'ABS che era molto invasivo, secondo me, è proprio anche così. Perché c'è lo sconnesso. Sì, proprio l'abbiamo rifatta la prova sull'asfalto pulito, anche lì. A parità, quando entri in un tornante più veloce, a parità di pressione entra troppo presto, e a volte questo è un limite, perché quando tu fai un tornante e pensi di fare una certa linea e lui inizia a funzionare, ti porta un po' largo. Quindi questo l'ho trovato un limite se uno forza un po' la guida con il GS. Ducati non ha avuto mai problemi di ABS, quindi se vuoi da un punto di vista di elettronica, di regolazione, è superiore. E invece con Triumph mi sono trovato bene, nel senso che a livello di freni sì. Secondo me, Mario, ricollegandomi al discorso che hai detto tu adesso, che siamo saliti dalla parte sbagliata del penice, è stato un pregio avere il 19 all'anteriore, che comunque ha digerito senza problemi l'asfalto, si guida rotondo. Ricordiamo che queste moto hanno preso il posto delle supersportive su queste strade qua. Invece, una domanda è che da un tornante all'altro abbiamo fatto 1000 cambiate. Cambio? Cambio aveva piaciuto tanto... No, io voglio che Mario, perché lui dice sempre che siamo diversi, poi ci ascolta e dice sai che c'hai ragione, alla sera ti dà ragione. Lo lasciamo parlare, lo lasciamo parlare. Non so se posso dirlo, ma io con i quick shift non sono bravo, sono sempre troppo lento, e il mio preferito è il Triumph. Ok. È quello con cui riesco a cambiare meno peggio, il peggiore è il BMW. So che bisogna essere rapidissimi senza neanche pensarci, ma non... Allora sono d'accordo con te sul peggiore, che puoi chiamarlo peggiore, secondo me è anche sbagliato perché funziona bene anche lui. Sì, è il meno migliore. Forse ha degli innesti un po' troppo duri. Triumph lo posizionerei in mezzo, invece mi è piaciuto tanto il cambio di Ducati con innesti vicini, la leva è morbida e le marce entrano benissimo anche buttandone su una dopo l'altra nella guida come sportiva. Cambio, l'unico difetto che trovo su Triumph è che tra prima e seconda c'è tanto spazio e quindi quando nei tornanti infili la prima e metti la seconda sembra un cambio più vecchio, c'è la corsa più lunga. Mentre ho trovato molto performante quando spingi Ducati in scalata rispetto a tutte, proprio un altro livello. Cioè quando tu vai a frenare, pam 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 pam, con questa doppietta che ti porta dentro al tornante, che dici anche Mario Ciaccia andrà forte. Invece, invece no. Secondo me possiamo ricollegarci al discorso dell'elettronica, nel senso che anche col cambio si nota che Ducati è uno step superiore alle altre. E BMW funziona meglio a salire che in scalata. A salire lo riesci a usare quasi sempre, però a bassi giri comunque di frizione. Invece in scalata BMW è più secco e a volte nelle frenate fai pam pam e questa roba ti viene voglia a volte di pizzicare la frizione. C'è meno musica. È più secco, diciamo che un bravo motociclista vuole magari la cambiata molto fluida e si aiuta con la frizione, mentre con la Ducati questa cosa non senti l'esigenza. L'asfalto è bellissimo, ma io quando vedo uno sterrato lo faccio. È un grande amore fuori strada. Mi diverte tanto. E ste moto qui lo fanno. Non sono fatte apposta. Poi soprattutto con questa prova ci stiamo concentrando sull'uso proprio stradale. Però sappiamo che con queste moto gli sterrati li puoi fare. Tu hai trovato differenza? Sì, certo, certo. E comincerei dalla Triumph, che la Triumph è la versione con il serbatoio da 30 litri e con la ruota da 19 di quella che abbiamo già provato. Che era col 21 col serbatoio da 20. E la differenza è tanta, e questa è più impacciata, si sente. Il serbatoio del resto è comodo, perché se stai andando a San Marcanda c'hai 10 litri più che possono essere preziosi. Quando devi girare la moto nello stretto la senti più pesante. Diciamo che fuori strada mi sento più attento a quello che faccio. Dico cosa sto facendo, dove la metto, cosa faccio. Invece con la multistrada, per dire, piglio, vado. E quindi quale ti è piaciuta più fuori strada? Ah, la multistrada, però la BMW c'ha queste sospensioni particolari, no? Il telelever, che finché è scorrevole la moto galleggia, veramente piacevole. E quando diventa troppo sassoso invece no, io non mi piace più, né non riesco a dare trazione dietro, non riesco ad avere direzione. Però tu fuori strada vai molto più forte di me, quindi avrai più da... La tua sensazione è corretta, nel senso che il telelever ti aiuta di più a copiare quando è uno sconnesso più contenuto. Se davanti trovi un po' di sabbia, un po' di fango, quando chiudi il gas non trasferisce la ruota anteriore come una forcella. Secondo me c'è da sfatare, Mario, una cosa, che il telelever è da 20 anni che va ed è sempre andato molto bene. Ma in questi 20 anni anche le sospensioni elettroniche sono cresciute molto e hanno, secondo me, raggiunto e in certe cose superato il telelever. Dove? Secondo me in fuoristrada, perché la forcella lavora meglio di un telelever,
e anche nel misto veloce io ho trovato che tra road e dynamic c'è un po' un gap, cioè o è molto morbido o è un po' secca la risposta anche sul manubrio, quando becchi una radice in una semicurva veloce il colpo è secco, cosa che invece nelle sospensioni idrauliche e elettroniche riesci ad andare forte ma sempre senza arrivare al limite. Dove invece il telelever mi piace molto è quando tu lo metti in road ed è il pavé, per dirti, quindi l'idraulica è molto libera e il telelever e il paralever hanno un anti-dive per costruzione tecnica che ti permette di andare molto libero di idraulica, quindi quel cuscino d'aria lì oggi ancora secondo me un riferimento. Ma quello che è successo adesso è che hanno lavorato e sviluppato queste sospensioni anche per lavorare oltre le mappe. Cioè tu puoi intervenire sulla compressione, sul ritorno, sulla compressione della molla. Quindi se uno ha un po' di competenza ha la possibilità di personalizzare ulteriormente queste mappe e arrivare anche ad un livello di galleggiamento di cuscino d'aria pari a quello del GS o anche superiore, perché se la liberi completamente. Però è un tema, secondo me, che va un po' approfondito, perché le sensazioni sono una cosa, ma cosa permettono oggi le moto è un'altra. Ah, c'è una cosa dove per me la multistrada è lassù ed è il radar. Ero scettico perché io non sono uno che usa molto il cruise control, perché ho sempre paura di rilassarmi troppo e andare a sbattere contro quello davanti. Guidare con radar cambia tutto, perché la moto decide lei, cioè rallenta, arriva addirittura ad azionare i freni, oltre che il freno motore. Decide lei, ma comunque ti lascia un ampio spazio intervento, perché decidi tu a che velocità farla andare e la velocità a cui stare dalla distanza dal veicolo davanti a te. Secondo me la cosa comoda è comunque in autostrada funziona benissimo, e oltre a vedere macchine e camion nota anche le altre moto, per cui anche viaggiando in gruppo come abbiamo fatto noi prima, io stavo dietro, cruise adattivo, e viaggiavo tranquillissimo. Per me il cruise control non ha più senso di esistere, o radar o niente, per me. È lo step successivo. Sì, sì, è la giusta maturazione del cruise control. A proposito di radar, a me quello posteriore ha stupito per quanto utile in autostrada. Ma parli anche della Triumph. Triumph e Ducati hanno entrambe il radar posteriore. E che cos'è? È un radar che legge il famoso angolo morto quando una macchina in autostrada ti sta per superare e tu con lo specchietto non sai, ti devi sempre girare. Non sempre io vedo questo flash, eh? Io sì. È lo perché vedi? Le macchine sì. Non ti superano te, per Mario. Io ti dico che invece a volte stavo per uscire, perché con la coda dell'occhio guardi lo specchietto, non c'è nessuno e tendi a uscire, e a volte la spia che compare arancione sullo specchietto mi ha avvisato ed era lui, non era una macchina, però lui non lo vedevo mai. Con il radar vedo che a volte provava a superare. Sì, diciamo che grazie a questi aiuti elettronici anche in autostrada si viaggia più tranquilli, sì, rispetto a non averli, più tranquilli e più sicuri, esatto. Allora, possiamo definirci motociclisti diversi, ma è anche bello confrontarsi perché abbiamo stili di guida e anche esigenze diverse, però su una cosa dovremmo essere tutti abbastanza magari in linea, che è la posizione di guida. Dai, vediamo se siamo uguali. Almeno allora. Su quello magari ho i miei dubbi. Quella che mi piace di più è la Triumph, perché è quella più rivolta in avanti, quella che ha il manubrio più, non so come dire, più ruotato in avanti, più mi sento più sulla ruota davanti, le pedane sono giustamente coerenti con questo manubrio. Sono anche più lontana dalla sella, perché sono più comodo. Direi che non siamo d'accordo, Mario, perché io proprio per i tuoi stessi motivi la Triumph è quella che mi è piaciuta meno, nel senso che trovo il manubrio troppo ruotato e soprattutto non mi piace la forma della sella, che ti obbliga a stare fermo in quella posizione, non hai tanto spazio per muoverti avanti e indietro. Quindi magari la BMW ti è piaciuta. BMW mi è piaciuta come posizione di guida al pari di Ducati. La metto solo un gradino sotto perché purtroppo ha le pedane troppo vicine alla sella e per cui soprattutto nei trasferimenti autostradali a lungo andare mi sentivo le gambe troppo rannicchiate. Quello anch'io, però io ho tirato fuori la BMW perché la BMW come filosofia di manubrio viene indietro, mentre la Triumph sta avanti. La Ducati è in mezzo, io nella Ducati mi sento, come si può dire, accovacciato dentro, inglobato. Sì. Inglobato, mentre invece con la Triumph mi sento sopra, come dici tu, appollaiato. Sì, a me piace stare appollaiato, accovacciato lo trovo più comodo, più confortevole, però guidando così mi piace di più stare sopra. Allora, per me quello che dici è può essere giusto per te, perché chiaramente è la tua impressione. Sì, al contrario per te. Però io sono di una filosofia diversa, più simile alla sua, cioè io nella moto devo essere inserito per due motivi. In autostrada più alto sei, più aria prendi. E questa moto qui, che pur avendo un cupolino molto alto,
prende molta più aria il casco rispetto a BMW o a multistrada, proprio perché sei seduto più in alto e il manubrio è in basso. Invece a me piace essere un po' più in basso col sedere e con un manubrio più alto, perché hai maggiore effetto leva anche tra le curve, hai più forza, no? Quindi questo è il mio pensiero. Nel misto veloce, quando spingi, essere molto in alto a volte ti porta ad essere un po' esposto, no? E quindi sei meno dentro la moto e meno stabile, perché chiaramente il peso è in alto. Però quello che dici tu è proprio una scelta. C'è qualcuno che preferisce la guida in alto e qualcuno che la preferisce in basso. È anche vero che poi le selle, Mario, si possono un po' regolare. E qui, Mario, e me, anche io devo andare a dare ragione a Luca e lasciarti solo nella tua preferenza, con la preferenza Triumph. Anche io a livello di posizione di guida metterei Ducati, BMW un gradino sotto, giusto per le pedane che rovinano o comunque disturbano la posizione di guida, e Triumph al terzo posto. Mario, una cosa secondo me utile su queste moto è la possibilità di aumentare il precarico del mono, che serve ed è concepito per l'utilizzo in due o a pieno carico, quando la moto comunque si schiaccia, però anche nella guida da solo, se tu precarichi di più il mono, sei più sostenuto, e quindi forse con BMW e con Ducati questa tua sensazione di sentirsi un po' troppo affossato, inginocchiato, cosa hai detto tu, secondo me potrebbe essere, potrebbe un attimo virare verso a una posizione più centrale per te. Sì, ci può stare. Ci proviamo? Sì. Dai che andiamo. Andiamo. Due giorni di prova, più di 500 km percorsi, abbiamo fatto autostrada, strade di montagna, misto stretto, curvoni veloci, le abbiamo portate in città, siamo andati anche in off-road. Abbiamo già compilato anche la pagella con tutte le voci che decreteranno la classifica finale, che troverete su Motociclismo di ottobre, ma con un pregio e un difetto di una moto vi riassumiamo come è finita questa prova. Terza classificata troviamo la Triumph Tiger Explorer 1200. Sì, è arrivata ultima perché qui siamo nell'eccellenza e qualcuno doveva toccare. E la cosa più originale, direi, è questa erogazione strana che ha solo lei, che può piacere molto ma anche non piacere. È una moto completa, ha un'autonomia eccellente, va benissimo per fare, fare tutto. Il suo difetto forse è che alcune cose le altre le fanno meglio. E quindi alla fine, anche se l'ultima arrivata come novità, è anche l'ultima arrivata di questa comparativa. Ritroviamo per il secondo anno consecutivo al secondo posto la BMW R 1250 GS. Cosa ci è piaciuto? Beh, un equilibrio generale che ha fatto innamorare per 10 anni migliaia di motociclisti. Però sono proprio questi 10 anni che iniziano a pesare, un progetto validissimo ma che accusa un po' il peso degli anni. Ha lasciato quindi il trono. Trono della vincitrice che va ancora una volta alla Ducati Multistrada V4S, che ci ha convinto con sospensioni da vera sportiva, un motore che emoziona e un'elettronica che potremmo definire uno step superiore a quello delle rivali. L'unico aspetto che non ci ha convinto è il calore, che purtroppo in città e alle basse andature si fa sentire soprattutto nell'interno coscia. Quindi la nostra comparativa finisce qua. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto e iscrivetevi al canale YouTube. Continuate a seguirci su tutti i nostri social network e su motociclismo.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo moto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!